side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning. Thank you.
Pirati e piratesse, buonasera, benvenuti a tutti quanti, benvenuti a tutti Monkey, grazie mille per la sub a Sea of Thieves It, sempre apprezzatissima. Chi vi parla stasera è il Bomber Zamu Zamu, sorpresona sorpresona, bomberoni bomberoni, buonasera a tutti quanti. Siamo pronti, siamo caldi, siamo hypati. Eh? Vedo che siamo caldi. Qui con me c'è Mappa, che mi fa da valletto. Fatti vedere Mappa, dove sei? Hola, saluta. Guardalo che carino che è. Che mi farà da valletto e da puntatore di dito sulla ruota della muerte. Io direi che possiamo subito partire spiegando cosa succede stasera. Stasera ci sono i sorteggioni della Coppa Douglas, a cui partecipano 12 ciurme, signori, 12 ciurme, che qui vi andrò a elencare. Ma prima di elencarvele vi spiego la struttura della Coppa Douglas e che cos'è la Coppa Douglas. La Coppa Douglas è un torneo di scontro galeone contro galeone in arena. Grazie ai magnifici poteri tecnici dello staff di Sea of Thieves, noi riusciamo a conquistare un'intera arena e a organizzare questa cosa, e quindi riusciamo a tenere sotto controllo tutti i galeoni dell'arena e permettere uno scontro uno contro uno. E questi scontri uno contro uno porteranno prima ai quarti e poi alla semifinale a scontrarsi alla fine in un'epica finale domenica 19 alle 22:30. Tre galeoni finalisti che si sfideranno per la vittoria della magnifica Coppa Douglas. Lo scontro della finale sarà uno scontro a tre e prevede tre arene di fila almeno, e il vincitore al meglio delle tre, quindi chi vince almeno due arene di queste due arene, e non conta chi ha, quante volte si affronta, ma conta il punteggio finale per aggiudicarsi il round. Mentre per giungere alla fase finale è uno scontro secco uno contro uno in arena, e chi affonda perde immediatamente. Le fasi qualificatorie della finale si svolgeranno giovedì, venerdì e sabato e non saranno live, mentre la gran finale con tre round completi di 24 minuti di arena più un eventuale quarto round se tutte e tre le imbarcazioni hanno terminato a pari merito sarà live e sarà domenica sera. Detta la struttura, adesso diciamo quali sono
le 12 ciurme presenti a questo mitico torneo. Anzi, prima di dire questo, c'è da dire che per venire incontro alle esigenze di tutti quanti e delle ciurme partecipanti della community a questo evento, è stato chiesto a tutte le ciurme quali erano gli orari in cui avevano maggiore disponibilità per giocare. E quindi, in base ai feedback delle varie ciurme partecipanti, sono state stilate tre fasce orarie in cui sono state divise 4 ciurme per ogni fascia. E adesso vi vado a elencare le tre fasce. In prima fascia, cioè per orari, ci sono l'HMS Terror, la Chaos Corsair, la Legendary Treasures Hunter e la Queen of Death. In seconda fascia c'è la Walrus, la Ghost of Thieves, i Cutthroat e la Sea Vipers. In terza fascia ci sono i Sea Riders, la Buffo's Crew, la Winds of Death e la Bloody Sailors. Allora, ci sono un po' di robe da dire su un po' di tutte queste ciurme. Allora, la HMS Terror, capitanata da me stesso, guiderà un galeone il cui capitano è Blaster. Al comando del galeone della Chaos Corsair, il cui capitano è Miglio, ci sarà lo stesso capitano Miglio. Al comando della Legendary Treasure Hunters ci sarà il suo capitano, Mars Followers. Ai comandi della Queen of Death, il capitano Tigro manda l'Ottari 1970 come guida. In seconda fascia, la Warlus sarà guidata dal suo capitano Hydro. La Ghost of Thieves da Airdrake, sempre il suo capitano. I Cutthroat, che sono una ciurma internazionale europea, saranno guidati dal loro capitano It's Webby. I Sea Vipers, che hanno come capitano Desmofire, saranno guidati da Fedearco 99. I Sea Riders guidano i mari sotto l'egida del loro capitano Relvan. La Buffo's Crew, guidata dal loro capitano Yanto. La Winds of Death, sempre guidata dal loro capitano The Boyd. E la Bloody Sailors, che è una ciurma mista di ragazze, signori. Le ragazze hanno deciso di farsi valere questa volta, si sono riunite, hanno detto basta, adesso vogliamo il girl power, vogliamo spaccare tutto culo a tutti sti pirati sbruffoni. Si sono unite in un'unica ciurma e hanno creato questo galeone, sono le Bloody Sailors, capitanate dalla Darkettona Full Epic Chiara, signori, con grande onore dalla ciurma HMS Terror, è andata a guidare il galeone delle Bloody Sailors in battaglia. E che dire? Partiamo con i sorteggi, bomberoni? Partiamo con i sorteggi? Mappa, caccia fuori il ditino. Caccia fuori il ditino, mappa. Ma questo... mappa, il ditino... Ok. Un po' più ditato verso l'esterno. Mi piace lì il ditino, attenzione. Potrebbe essere un buon ditino quello. Oh! E compare la spinning wheel, signori. Emozionantissima. Per la prima fascia... Ah no, attenzione. Eccoci qua. Si parte col giro della ruota. E la prima a uscire è... Queens of Death. Attenzione, Queens of Death. Contro. Legendary Treasure Hunter, signori. Gli accoppiamenti della prima fascia sono fatti. Queens of Death contro Legendary Treasure Hunters e HMS Terror contro Chaos Corsair. Meccione, signori, meccione. HMS contro Chaos al primo turno. Si potrebbe dire
uno scontro tesissimo subito alla prima, così. Boom, boom, boom. Passiamo adesso alla seconda fascia. Quindi datemi un momento di pazienza perché devo fare tutto manualmente. Nella seconda fascia abbiamo Walrus, Ghost of Tears, Cutthroat e Sea Vipers. Aggiorniamo la ruota. E andiamo con lo spin. Siete pronti allo spin, bomberoni? Siete pronti allo spin? E spinniamola allora. Spinniamola. Sea Vipers. Sea Vipers. Aggiorniamo. Contro. Cutthroat, Sea Vipers Cutthroat, di conseguenza l'altra sarà Walrus contro Ghost of Thieves. Se è tutto chiaro, procediamo all'ultima fascia. Che vede i Sea Riders, la Buffo Crew, i Winds of Death e i Bloody Sailors. Aggiorniamo la rotellina. Scusate ragazzi, non riesco a leggervi la chat perché sono tutto manuale a far tutto e quindi o spinno e giro e modifico o vi leggo. Siamo pronti ragazzi? Siamo pronti anche per questa terza fascia? Per vedere gli acchioppiami acchioppia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 pp
Bloody Sailors. Attenzione. Le piratesse. Contro chi si scontreranno? Contro chi si scontreranno? Contro i Sea Riders. Piratesse contro Sea Riders. Bloody Sailor Sea Riders. E di conseguenza Winds of Death contro Buffo Crew. E questi, signori, sono gli accoppiamenti. Io spengo la rotellina. Ritorno da voi. Scusate che refresho anche perché si è impallata la stream, la live, quindi non riesco a vedere la chat. Eccomi qua, signori, che adesso vi vedo. Cosa dite? Cosa dite di questi accoppiamenti? Adesso aspetto che mi mandino per messaggio tutte le componenti. Cioè il tabellone completo e ve lo carico e ve lo faccio vedere subito in live anche. Ma scusate, ma quando dici ce lo fai vedere in live, ma proprio ce lo fai vedere in live? Sì, ve lo faccio vedere proprio tutto in live. Mamma mia, aspettatemi tu. Scusate. Ma porco cane, scusate per tutte queste altabate. Aspetto che arrivi il tabellone, così ve lo carico e lo possiamo vedere. Voglio il grazie Scivuzzo, muoviti. Perché? Che hai combinato, Scivuzzo? A 13 mesi? Ah, Bomberone, grazie anche a te. Come ho detto, grazie anche a Monkey, grazie anche a te, Bomberone. Grazie mille per il supporto a Sotto Italia. Che fa piacere a tutti quanti. Almeno il primo turno volevo superarlo. Non ci è andata molto bene, amo Jetius. Subito la caos al primo turno, ma un po' me la sentivo nelle ossa. E così, via il dente e via il dolore. Amo Jetius, grazie per darci per spacciati. Eh.
Forza e coraggio. Mamma mia, Blaster, facciamo un golpe. Guardate il lato positivo, se passate con noi è fatta. In realtà, Edward, non è mica così, ce ne sono altre di ciurme toste qua dentro, eh. Sarà dura, sarà bella questa coppa. Edward, dammi l'Iban. Vediamo se è arrivato. Intanto io. Lo stanno preparando. Ok, mi è arrivato un messaggio che lo stanno preparando. Scusatemi, io continuo a perdere l'inquadratura perché devo tabbare. E fa così, è cattivo. Non lo faccio apposta, ragazzi. Tanto mappa pesca. Questo è grasso. Cosa mi dite? Cosa mi dite? Voglio commenti dalle varie ciurme. Cosa dicono le altre ciurme? Siete pronti per gli scontri? Zefiro, vedi te. Ah, tanto la kermesse arriva ultima. Senti questo. Bannato. Lo so, Monkey, che voi fate male. Lo so bene. I Sea Riders vanno in ritiro spirituale. Vai, Chiara, così ti voglio. Carica, spacchiamo tutti. Bella, Tonish. Ciao, bomberone. A quanto quotano la vittoria della Chaos? Guarda, la vittoria della Chaos è quotata un po' come la Juventus che deve vincere lo scudetto. La pagano 1,23, tipo. Don't feed the Taffy. Sono curioso di vederti, sti fantasmi, come se la cavano. 10. Teach scommette 10 banane sulla Warlord, sulla Walrus. Rip Walrus, Capitan Hydra. Wendy, vi faccio venire il mess. Vincono le donne, vi schianterete tutti negli scogli. Grande Fugaz. Io vedrò il torneo in celletta con un bel sorso di grog. Brinderemo tutti grog. Mentre ci spariamo il torneo. Hydro dice occhio alla Walrus. Cinghiale da battaglia. Mi sto asciugando non ho più saliva a furia di leggere così tanti. Non sono abituato ad avere tutta sta chat. Come fanno la gente? Come fanno gli streamer con tantissima gente che gli scrive in chat? O giocano o fanno qualcosa o leggono la chat. Cioè, io o leggo la chat o faccio qualcosa. Cioè, se dovessi. Non potrei giocare se dovessi leggere tutte queste chat. Ma infatti secondo me hanno qualcuno che pagano che in realtà gioca al gioco. E loro Esatto, e leggono loro la leggono la chat. chat. Sì, per forza. Per forza. Vediamo. Io ogni tanto adesso riprovo a vedere se sono arrivate news. No, ma non vedo messaggi. E allora continuiamo con la nostra chat. Io vorrei domandare solo sì o no, chat. Sì o no. Io scommetto 3 fulmini e 2 sette che vincono i Sea Rider, dice Strikler. I Sea Rider sono una ciurma. Ma parliamo un po' più delle ciurme, magari, dai. Allora, ci sono delle ciurme nuove che secondo me vale la pena menzionare. Allora, c'è la Baffo Crew, guidata da Yanto, che è fresca fresca. E si deve non si era mai iscritta a nessun torneo. E deve. Siamo tutti curiosi di sapere come si comporteranno. E lo stesso. Anche i Ghost of Thieves, capitanati da Airdrake, anche loro sono freschi freschi. Pensate, iscritti il giorno, già ufficializzati e tutti il giorno del torneo. Proprio in tempo per iscriversi. E anche loro siamo curiosi tutti di vedere come si comporteranno in questo primo evento. E poi ci sono questi Cutthroat, ovviamente, che è una ciurma storica che è europea. Che non è di una nazionalità precisa, ma sono membri da varie parti d'Europa e sono una ciurma molto grande e storica anche questa. E ci sta come special guest dall'estero, diciamo. E poi, vabbè, gli altri sono no nomi, sono ciurme note,
sono tutte ciurme note della community di Sottitalia, insomma. Possiamo dire magari a chi può essere interessato che, per esempio, ci sono delle ciurme, ad esempio, che sono specificatamente Xbox, sono la Queen of Death, capitanata da Tigro, la Sea Vipers, capitanata da Desmophire, e la Winds of Death, capitanata da The Void. Se magari tra di voi c'è qualcuno che è console e vuole giocare con altri console, loro sono tre ciurme che sono full Xbox. E che altro dire? Vediamo se è arrivato, vedo un'altra notifica. Fammi vedere. No, non mi sembra. Cosa dire? Riprendiamo a leggere, cosa dite voi? Per favore mi spiegate come funziona questo evento. Travi Zanzan, certo, te lo rispiego volentieri. In attesa di vedere il tabellone definitivo con tutte le ciurme sorteggiate. È uno scontro navale. Galeone contro galeone in arena. Lo scontro è galeone contro galeone fino alla finale e si accede al turno successivo affondando il galeone avversario. Cioè, nel momento in cui un galeone affonda, ha perso. È uno scontro secco. Chi affonda il galeone avversario vince. Arrivati alla finale, la finale ci accedono tre galeoni, quindi la finale a tre. A questo punto non vince più chi affonda gli altri. Uno può affondare per tutta la durata dell'arena e conta il punteggio raggiunto alla fine dell'arena dalle tre navi. Chi ha raggiunto il punteggio più alto in un match vince quel match. Si fanno tre match. Se una nave ha vinto due match, vince la finale. Se si arriva alla fine di tre match in cui ogni galeone. Tre galeoni, ognuno ha vinto una partita, si contano i punteggi e il punteggio più alto vincerà. Intanto sento anche cannonate in distanza, ci manca solo che ci arrivi qualcuno a perculare adesso mentre stiamo facendo i sorteggi. La Ghost of Thieves è qui, Grand Earthrake. Bella frisbee. Affondiamo tutte le ciurme easy peasy, guarda, senti lo idro. Ma i Warlus dove sono? Dietro di te. Ma Ma noi no, abbiamo la perché fate la medicina caccia al tesoro? No, nascosta. no, assolutamente, non fraintendiamoci, non esistono tesori. I punti si fanno solo in combattimento, scontro navale. Non c'è assolutamente raccolta di tesori. È prettamente uno scontro navale, galeone contro galeone. L'intera arena è presa da tutte le navi dello staff, cioè tutte e cinque le navi che saranno in ogni arena per ogni partita saranno tutte prese dallo staff, tranne due che si combatteranno negli vari scontri, e in finale due saranno dello staff e le altre tre saranno delle tre ciurme che devono combattere. Va de retro, scrigni. Qua solo mazzate, cannonate, cecchinate e spadate. Qua mi dice Monkey che arriva il tabellone, attenzione. Quasi finito, arriva, eccolo. Forse arriva, signori. È tutto in diretta, signori, quindi. Ah, guaiù qua, su, luco cose fresche fanno. Salva immagine, allora, tabellone, salva, perfetto. Adesso lo carico qui.
tutto live, signori, è tutto live. Spero che apprezziate. Ed eccolo qua. Spero si veda abbastanza chiaramente. Allora, lato sinistro del tabellone. Quinson Death contro Legendary Trezus Hunters, HMS Terror contro Chaos Corsair, Sea Vipers e Cutthroat. Dall'altro lato, Warlus e Ghost of Thieves, Legend, Bloody Sailors e Sea Riders, e Buffo Crew con i Winds of Death. È tutto chiaro, bomberoni? Qui... Airtrake, perdonami, non ho... E qui devi... Lamentati con lo staff. Perdono. Signori. Direi che ci siamo detti tutti. Tutto, no? Vi auguro a tutte le ciurme partecipanti di divertirvi e di dare il vostro meglio. Sono sicuro che comunque vada sarà un'esperienza bellissima e che vinca il migliore, come sempre. O no? Io penso che possiamo salutarvi, signori. Un in bocca al lupo a tutti quanti. E un saluto. Ciao, bellissimi. Affilate le lame, preparate la polvere da sparo, studiate le mappe, fate allenamenti di virate, di manovre. Allenatevi, che il momento si avvicina. A presto, bomberoni, a presto. Ciao a tutti. E un grazie allo staff, ovviamente. Un grazie a tutto lo staff che si fa tutto sto sbatti ogni volta. Per permetterci di fare tutta sta roba e di divertirci tutti quanti insieme. Bella a tutti.